Colombia? Allora, io sono stato poco a Marsiglia purtroppo, sono stato 6 mesi, però lo stadio del Marsiglia è un'altra cosa confronto allo stadio del Nizza. Io a Nizza sono stato benissimo, benissimo, proprio in tutto. Marsiglia l'ho goduta un po' di meno perché è stato di meno e comunque era una situazione che io il primo giorno d'allenamento c'erano i tifosi nel campo che erano incazzati con i giocatori, pensate. Quindi sono andato in una situazione un po' complicata. Pesante. A Nizza invece non si aspettavano niente, abbiamo fatto il primo campionato fino alle ultime 4 giornate, primi in classifica. Quindi il Paris Saint-Germain pareggio là, vinto in casa. Lione battuto fuori, battuto in casa. Marsiglia battuto in casa, abbiamo perso forse a Marsiglia, fuori casa. Una volta abbiamo perso con Marsiglia. Lione uguale, vinto, vinto, cioè tutte le più forti uccise. Abbiamo perso i punti con le squadre più piccole nelle ultime giornate. Però eravamo forti, guarda che all'inizio noi eravamo forti. Io non so se ti ricordi contro la Lazio, contro di Sì, voi. no, ma io mi Abbiamo avuto la ricordo quello che sfortuna succede. che il portiere ci aveva fatto una mezza papera lì con Dante che non sapeva chi prendere la palla, ma può succedere. Ma se non c'è quella, voi perdete contro di noi. No, ma io mi ricordo proprio che stavi bene tu a Nizza, proprio tu come persona, io ti vedevo sempre contento, quando ti chiamavo ero sempre felice. Ti ricordi quando facevi la doccia e ti volevo dare le schiaffi con la Con la cosa bacchetta con che l'elettricità? mandava la corrente. No, ma infatti per quello tu eri sempre felice, eri sempre sorridente, mi dicevi che lì era bellissimo e che stavi benissimo. Infatti quando sei andato via un po' ci sono rimasto male perché so che tu stavi bene Stavo bene, sì, all'inizio stavo bene. Vabbè, ma come fai a non star bene? lì. Cioè, hai visto anche tu, Bellissimo. cioè tu, io sono arrivato a Nizza, facevo allenamento, dopo allenamento andavo in spiaggia e stavo in spiaggia. Dici un sogno? Un No, no, è sogno. bellissimo, quel posto è bellissimo. Senti, il compagno più divertente. Dai, questo me lo puoi dire, dai. Ma non lo so, ci devo pensare. Cassano. Ma Cassano ha un umorismo particolare. Sì. Ma è uno che mi fa proprio morire dal ridere, non lo so, ti dico la verità, non lo so. Forse io. Andiamo avanti. Il tuo rapporto con Ibrahimovic? Normale, se mi vuole bene, gli voglio bene. È sempre stato duro con me, sinceramente, è sempre stato duro con me. Però in campo mi facilitava le cose in una maniera incredibile. Pretendeva tanto, però comunque con me ha avuto un bel rapporto, ha avuto sempre un bel rapporto con Slade. Senti, un club dove torneresti volentieri? Ok. No, non rispondo. E ti posso chiedere, dopo che tu hai vinto la Champions da giovane, c'avevi 18 anni, no, 19. 20 anni, 19. 19, e forse l'hai vinta troppo presto. E quando basta che la vinci, vuoi che te la devi No, dico per vincere? godertela veramente. Che magari sei a 19 anni. No, sai che non hai detto una cazzo. Ma scusa, ma chi te l'ha preparata le Ma domande tu fatti i cazzi tu, a te tocca fare. Lasciami fare. per? Fia, non è stupida come domanda questa? Vabbè, Grazie, te l'ha però. fatto un calciatore. Chi te l'ha fatta? Dimmi, No, dimmi la no, verità. no, io mi sono svegliato alle 9 di mattina per fare queste domande. Giuro. Sai che se mi ci metto un po' intelligente, so, dai. Hai ragione, sai? Sai che aver vinto la Champions mi sa che l'ho realizzato veramente, effettivamente al 100% qualche anno dopo. Sì, eh. Mi sa di sì, è vero. Cioè, Però c'era. con questo non c'è età, se la puoi vincere ai No, vabbè, 17 c'è ancora più chiaro. fortuna. Chiaro. Avresti voluto vincerla? Ah, porco cane, sì. Sì. Mamma mia. E chi non vuole vincere la Champions? Un No, no, pazzo. no, no. Nel senso, dico, tu già l'hai vinta una volta, no? Poi comunque sì, hai cominciato un po' a girare. Ma La mia domanda. tu hai mai visto Ronaldo, Messi schifati di vincere la No, no, Champions? no, assolutamente, assolutamente. Senti, mi racconti un pochino Manchester City QPR? Ma è una partita che succede una volta ogni
50 anni, però 100 anni. Prima che iniziassi pensavi sono campione d'Inghilterra? Ma quando è cominciata la partita, dopo 10 minuti eravamo 1-0 per noi, quindi sì, certo che lo pensavo. E poi? Abbiamo fatto due, abbiamo stati disattenti e abbiamo preso due gol. Solo che io mi ricordo quando sono uno, dicevo, bah, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Poi non entrava la palla, non entrava. Poi per fortuna ha fatto gol Edin, di testa. Per fortuna che dopo il gol di Edin hanno fatto gol quelli che praticamente se avessero vinto salvavano il QPR. Il QPR. E quindi da lì diciamo che non hanno mollato, non hanno mollato perché comunque... Però si sentivano tranquilli. Però hanno un pochino rallentato, secondo me. Poi magari sbaglio, è la mia impressione. Secondo me erano più tranquilli, giocavano più tranquilli. Perché infatti prendevano sul 2-2, loro prendevano la palla e la buttavano dall'altra parte. Cioè non ci provavano neanche più, capito? Okay. Secondo me la loro intenzione era non farci fare gol, cioè loro prendevano la palla e la buttavano via. Abbiamo giocato gli ultimi 7 minuti della partita così. Quanta percentuale di merito ti dai sul 3-2? Era la dorata a Sergio, Agüero ha fatto tutto a lui. Vabbè, ma lui lo sa come sono io, basta che ti muovi ti vedo, quindi è stato bravo lui anche. Beh, dai una grande palla, frate, stai a scivolare, sei scivolato poi. Sì, però comunque lui, io sapevo che lui andava in profondità. Io sono stato solo bravo, secondo me è stato bravo nel fatto che, non so se tu ti ricordi il gol, c'è Kompany che taglia verso la porta. Io sono stato bravo ad aspettare in scivolata, di non darla subito a lui, di aspettare Agüero. Se per caso Agüero si ferma e non va nello spazio, io sono morto. Cioè non posso più fare niente. Invece è stato bravo ad andarci, quindi ha fatto gol. Senti, il gol più bello di Mario Balotelli? Ma il gol più bello? Non importante, è bello. Cioè il più bello per te? Quello col Bologna, secondo me. Bologna o quello con l'Inter contro Rubin Kazan? Quale? Quello su punizione? Quello... Sì, però quello col Milan è proprio bello. Bello. Cioè, più bello. L'hai voluto? No, ero incazzato, volevo tirarla fuori e invece è andata all'incrocio. Ma che cazzo di domande fai, Fino? Perché te conosco, voglio sta risposta. Guarda, ma ce l'ho quel tiro, via. Mi tiri via anche il tiro adesso. Senti, tuo figlio ormai ha 3 anni, giusto? Sì, quest'anno. Pensi o speri che farà il padre? Ah, sui figli, sai, li vuoi così bene che possono fare quello che vogliono. Vabbè, però un po' ci speri, no? Ma no, perché dovrei sperarci? Ma no, guarda che fare il calciatore è una vita dura, cioè... Prima che mi insultate tutti qua. Spiega. Economicamente, non sto parlando economicamente, parlo in generale, fare il calciatore secondo me devi avere, poi aspetta, dipende anche che tipo di calciatore, che calciatore, però comunque alle massime serie fare il calciatore devi avere un carattere veramente forte, cioè non è una cazzata, ci sono tanti quelli che rischiano, ma anch'io l'ho rischiato come tutti i giovani, di perdersi, di sbagliare, di... Non è facile, devi avere... Io ho avuto la fortuna che anche se pubblicamente i giornalisti sono abituati a dire sempre le cagate su di me, non le cose belle, ma io alle mie spalle ho due famiglie, non due famiglie, e mi stanno adottato, e tutte e due le mie famiglie mi amano e di questo sono riconoscente al massimo. Ecco. Quindi l'educazione, avere una famiglia dietro, avere una famiglia che ti segue, avere una famiglia che ti tira le orecchie è importante, ragazzi. Non è... Se sei da solo è dura, eh? È dura perché le pressioni sono tante, le cattiverie sono tante, le persone cattive sono tante, i giornali sono tanti, le televisioni sono tante. Non è facile perché devi prima di tutto avere un tuo io, devi sapere chi sei, devi sapere chi è la tua famiglia, devi sapere chi ti vuole bene, e lì quando sai questo, in momenti difficili secondo me li puoi superare. Ma se non sai questo, rischi tanto in questo mondo qua, perché il mondo del calcio è brutto. Io mi ricordo mia mamma, a differenza di tante altre mamme che sentivo ai tempi, che dicevano, ah, mio figlio lo mando qua, mio figlio là, mio figlio farà il calciatore. Mia mamma era l'unica che diceva, mio figlio io spero che non lo farà.
Cioè, mia mamma diceva: mio figlio deve finire la scuola. Poi farà. E mi ha fatto. Oh, io giocavo a calcio e quando ero piccolo facevo basket, baseball, nuoto, karate, judo. Non sto scherzando, atletica. Poi mi è venuto anche un bel fisico perché ho fatto mille attività io. E mia mamma, secondo me, oltre al fatto che voleva che arrivasse alle 8 di sera stanco così non rompevo i coglioni, in più era perché secondo me voleva farmi affezionare a un altro sport che magari mi sarebbe piaciuto più del calcio, perché lei sapeva che il mondo del calcio non è rose e fiori come sembra. E invece io alla fine ho scelto il calcio. Non ho mai mollato il calcio era una passione. Senti, io lo so, però hai fatto pace con Totti e se sì, come e quando? Ah, io ho scritto, ma lui, ma guarda, io ti dico la verità, non ho mai, vedi che non sono uno che le manda a dire o non le dice se le pensa, no? Se avessi veramente avuto qualcosa contro di lui, gliel'avrei detto, sinceramente. Ma ti dico la verità, in quel momento lì, io ho capito, avevo capito che non ero io il problema per lui, c'era qualcosa di suo. Ha fatto un brutto fallo, ha preso il rosso. Cosa devo dirgli? Non devo dirgli niente, ha preso le conseguenze, in quella partita lì ha preso le sue conseguenze. Negli anni passati le scuse non me le ha dette, però comunque non è quello. Io avevo capito che in quel momento lì lui non ero io il suo obiettivo, cioè non c'aveva niente contro di me, era altri i suoi problemi in quella partita lì, credo, penso. E quindi non, cosa dovevo dirgli? Non gli ho detto mai niente, ma non ce l'ho mai neanche avuto con lui perché mi ricordo il campionato dopo l'ho anche abbracciato in campo, ma l'ho capito, diciamo, tra virgolette. Ha sbagliato, quando sbagli paghi, basta, ma non c'era bisogno neanche che mi chiedesse scusa in quella circostanza perché non sono stupido, l'ho capita la situazione su in quel momento. Senti, c'è un calciatore che magari ci giocherai, non lo so, però con cui ti sei detto, cazzo, io con quello ci vorrei proprio giocare insieme. Messi. Solo lui? Beh, ma chi non vuole giocare con me? Io vorrei, tutti quelli che dicono ho giocato con me, io ho giocato contro Messi, però dicono che in allenamento è incredibile e la curiosità è troppa, magari potesse, ma non succederà mai, però comunque se, penso che se tu fai le dirette con altri calciatori, se trovi uno che mi dice che non si vorrebbe giocare con Messi, non ci credo. Oh, tanti mi hanno detto Messi, ma mi hanno detto pure Cristiano Ronaldo. Vabbè, sai, il mondo del calcio si divide in due parti. A me, beh, non mi farebbe di sicuro schifo giocare con Ronaldo perché è un fenomeno anche lui. Però io sono uno dalla parte di Messi, ecco, mi piace Messi molto di più di Ronaldo. Senti. Ma sai, è come Maradona Pelé, è sempre la solita cosa. Non puoi mai dire che uno dei due è meno forte dell'altro, però ti piace uno o l'altro, ecco questo. Vabbè, poi è soggettiva, credo, no? Appunto. È oggettiva a livello di quanto sono forti, non puoi negare che uno dei due sia meno forte dell'altro, cagate del genere, però è soggettiva a livello di chi ti piace veramente. Senti, stagione attuale, vedi se riprenderà a giocare. Non ne ho idea, ti dico la verità, non ne ho idea. Io sto pensando solo a stare in forma, allenarmi, perché è la cosa più difficile e non faccio, a volte metto la mia foto, come sto, come mi Sì, sto. vabbè. Però sinceramente, sai, a volte ti svegli e dici, ma porca puttana, mi sto allenando e non so quando si ricomincia. È dura a volte, però comunque l'importante è non mollare, allenarsi e star bene. Però Però il limite di quando si comincerà a giocare, ti dico la verità, non ne ho idea. penso che però nella testa di un calciatore c'è sempre magari la voglia di tornare in campo, no? Ma mi vedi? Non ti vedo più. Aspettate, ragazzi.